Alessandra Moretti, continua la campagna di ascolto con i cittadini. Com'è andata oggi? Molto bene, noi dopo aver presentato una parte del nostro programma riprenderemo il nostro viaggio di ascolto nei confronti dei 579 comuni. Ne abbiamo già raggiunti 287 e ripartiamo proprio da qui, riportando la politica tra la gente in ascolto dei bisogni veri dei cittadini. Ecco, un momento importante, si viaggia in tre adesso. Sì, io ho molto rispetto della scelta che Tosi ha fatto, penso che lui sia un candidato temibile al pari di Luca Zaia, quindi la competizione si fa più interessante, più avvincente, ma io sono convinta di vincerla. Quello che chiede lei è che ci sia più interesse da parte della disoccupazione in Veneto. Sì, noi nei nostri primi 100 giorni lanceremo il piano straordinario per l'occupazione in Veneto, l'occupazione che è, diciamo, l'emergenza sociale più attesa e più sentita dai cittadini. Abbiamo lanciato tre proposte: una lotta forte contro la disoccupazione giovanile con incentivi importanti alle imprese che assumeranno ragazzi giovani, poi una lotta forte anche contro la gratuità del patrocinio, quindi tutto quello che i ragazzi appena laureati fanno per diventare dei liberi professionisti oggi è gratuito all'interno degli studi professionali, daremo una mano anche a loro. E soprattutto poi lanceremo un piano straordinario per la lotta contro la disoccupazione degli over 50, con un piano di apprendistato speciale da concordare con le imprese. Per i pensionati invece? Ma la cosa più importante per i pensionati è la sanità, sono i servizi sociali, sono quello che la Regione Veneto purtroppo non ha dato in tutti questi anni. Abbiamo una sanità che in un solo anno è declassata dal secondo al quinto posto, abbiamo lunghe liste d'attesa e abbiamo un'assenza totale di servizi alle cronicità, quello cioè che interessano di più agli anziani, che oggi in Veneto sono uno su cinque che hanno più di 65 anni. Quindi forza, bisogna avere il coraggio di cambiare, come dice lei. Sì, io credo che il Veneto abbia il coraggio di cambiare, debba trovare il coraggio di cambiare per i giovani, per le famiglie, per le imprese soprattutto, che in questi anni hanno resistito contro la crisi, che devono trovare una regione che stia al loro fianco, una regione capace di dare un futuro di speranza e di costruire una visione, un progetto nuovo per il Veneto.